Si parla di ripresa di dati che somigliano al periodo pre-Covid, ma i ristoratori milanesi continuano a mostrare una realtà ben diversa dalle parole. A Milano hanno chiuso tantissime attività commerciali e quelle rimaste a galla adesso devono fare i conti con caro bollette e aumento delle materie prime. Una crisi, quella dei ristoratori, che adesso viene minacciata anche da un altro fattore, le infiltrazioni della malavita nelle imprese milanesi. Il problema è che vedo un crescere di multinazionali e di locali comprati da persone ambigue e quindi si va verso una globalizzazione industriale anche per quello che riguarda la ristorazione. E quindi i turisti che vengono in Italia, non solo per il nostro bel paese, ma anche per mangiare bene, si ritroveranno i soliti locali delle multinazionali. Questo è il vero problema che ci sarà da adesso in poi. Beh, noi che siamo del mestiere sappiamo che la malavita sta iniziando a comprare parecchi locali che sono in difficoltà o che hanno chiuso. Quindi se andiamo in mano alla malavita e alle multinazionali anche la qualità si abbasserà, che era una delle caratteristiche migliori che avevamo in Italia, cioè il cibo. E questo mi fa molto preoccupare. Questo secondo te è un problema molto diffuso a Milano? Ma è diffuso in tutta Italia e come sai quando succedono queste cose i ricchi diventano sempre più ricchi e i poveri diventano sempre più poveri, quindi il ceto medio sta scomparendo e chi ha i soldi? I soldi li hanno loro, insomma, la malavita e le multinazionali. La cosa importante è che chiudendo i negozi a conduzione familiare, i piccoli imprenditori, al governo non cambia nulla, perché se poi arriva una multinazionale o una malavita loro soldi ne hanno, quindi non hanno nessun tipo di problema per pagare qualsiasi cosa e quindi siamo facilmente sostituibili. Per questo motivo anche Draghi in questo momento non ha fatto praticamente nulla per noi, dovevano partire i ristori a febbraio e i crediti d'imposta per pagare meno affitto, ma non è successo nulla.